Arezzo ha dato il benvenuto al 2020 sulle note di Beethoven. Bisogna aprire l'anno con un messaggio di amore. La musica probabilmente è uno dei veicoli più belli per colpire il cuore delle persone. Mercoledì 1 gennaio, infatti, l'Orchestra Instabile di Arezzo al Teatro Petrarca ha proposto un imperdibile concerto di Capodanno con un programma scelto dalla Fondazione Guido d'Arezzo per celebrare i 250 anni dalla nascita del compositore tedesco e per salutare assieme alla città il nuovo anno. Un'iniziativa di Arezzo Classica, la rassegna voluta dal Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo e realizzata con CAMU. Come da tradizione si apre con un overture e anche quel momento, anche se è un momento piuttosto breve in rapporto a quello che succede nel concerto per pianoforte, è un overture brillante di Mozart, dalle nozze di Figaro, molto bella, e poi c'è questo concerto che parla al cuore delle persone, un concerto di una bellezza musicale incredibile, con delle frasi stupende. Io direi che è uno dei momenti più belli del concerto perché c'è tutto in questo concerto. E poi c'è una sinfonia, che è la sinfonia numero uno di Beethoven, che è la sinfonia un po' che ha segnato poi la crescita del grande compositore, che ha avuto un'evoluzione incredibile fino alla nona. Quindi un programma molto bello, e poi ho messo in programma come overture un bis che ci riporta un po' alla nostra tradizione italiana, quindi la sinfonia del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.